Un successo personale importante, tant'è che è stata indicata dal Time come tra le 20 persone che possono cambiare questo 2020. È la Presidente dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Buonasera. Grazie. Buonasera, dottor Giletti. Prego. Tante condoglianze. Eccoci qua. Allora, un grande momento per lei, di questo parleremo. Complimenti per la forza con la quale è riuscita a dire questa cosa senza commuoversi, perché non era una cosa da tutti. Complimenti. Mio padre non avrebbe voluto. Mio padre è un uomo molto forte, molto tosto, ma sì, non... sì, questo era un uomo che diceva che bisogna sempre andare avanti, quindi... Mi è costato molto e mi costa anche. Andiamo immagino, avanti. Immagino. Però, parliamo, cioè... grazie. Si figuri. Parliamo di quello che sta succedendo in Italia, sulle, non molto lontano da noi, le coste libiche. È stata una settimana e è successo un po' di tutto. Sulla questione libica che appartiene all'Italia, no? Perché c'è il problema dell'immigrazione, ci sono grandi interessi del gruppo petrolifero italiano e... Come l'ha gestita, secondo lei, fino ad oggi il governo? Pessimamente. Guardi, allora, il tema è questo. La vicenda libica dice due cose. Dice che non esiste l'Europa, perché l'Europa come soggetto politico nel rapporto con la Libia è stata inesistente. Dimostra che l'Europa altro non è ad oggi l'Unione Europea, che è un insieme di nazioni che fanno i propri interessi nazionali, alcune più delle altre. Il caos in Libia nasce dalle scelte che ha fatto la Francia. La Francia fu, diciamo, quella che portò all'intervento del 2011 per difendere interessi nazionali francesi contro l'Italia. La Francia in questi anni, mentre la comunità internazionale era schierata... Berlusconi all'epoca tentò fino all'ultimo di impedirlo. Quello che poi purtroppo americani e francesi hanno realizzato. L'anno fa è andata come è andata, ma furono soprattutto i francesi. I francesi avevano un problema, che era il rapporto... privilegiato che anche su un piano di approvvigionamento energetico l'Italia aveva allora con la Libia e quindi hanno progressivamente lavorato per sostituire un'influenza italiana a un'influenza francese. In questi anni in cui la comunità internazionale era schierata con al-Sarraj nello scontro tra al-Sarraj e Haftar, la Francia, senza dichiararlo mai troppo, ma era schierata da un'altra parte. Ancora in questi giorni è così e nessuno che chieda conto del fatto che c'è la Francia che... se ne frega totalmente di far parte dell'Unione Europea, dei suoi partner all'interno dell'Unione Europea e si occupa semplicemente di difendere il suo interesse nazionale. Il suo interesse nazionale, tanto perché noi siamo i sovranisti e loro sono europeisti, in Libia. A fronte di questo noi abbiamo invece un governo italiano che... governi italiani, perché in questi ultimi anni, purtroppo dal 2011 sì, è diciamo stata che una catastrofe. È un po' di tempo che non... Dal 2011 è stata una catastrofe. Sulla Libia si naviga noi abbiamo rinunciato ad avere la nostra, diciamo, influenza, la sfera di influenza, difendere anche noi i nostri interessi nazionali in Libia. In questi anni abbiamo tenuto una posizione che non era una posizione, cioè noi non ci siamo veramente schierati con al-Sarraj. Abbiamo rinunciato a dialogare con entrambe le fazioni in campo, facendo quello che forse era più naturale fare per l'Italia, cioè il soggetto pacificatore, il soggetto influente dell'area. Quando poi al-Sarraj ci ha chiesto aiuto abbiamo risposto di no, ma in tutto questo noi non avevamo mai dialogato con Haftar. Risultato di tutta questa politica intelligente dei francesi e degli italiani, che oggi la Libia se la stanno spartendo i russi e i turchi. Ecco, però, e noi stiamo lì a guardare. Allora, e c'è stato anche questo doppio invito nello stesso giorno di Conte che ha creato mille polemiche, eccetera. Agli uomini dell'AISE, il generale Carta, eccetera, sì, hanno recuperato il rapporto con al-Sarraj, però... Il problema è che si deve sedere tutti insieme, Russia e Turchia soprattutto, a un tavolo dove l'Italia deve fare questo sforzo. Il problema intanto è che uno per fare queste cose deve avere un governo, e deve avere un governo che non faccia le cose a favore di telecamera. Perché il Presidente del Consiglio Conte, dopo che l'Italia non ha toccato palla, che si pensa di fare, c'è posta per te, con al-Sarraj e Haftar, che li chiama uno all'insaputa dell'altro, pensando che poi apre la busta e al-Sarraj gli dice vuoi lo faccio entrare, Haftar? È una cosa che bisogna essere completamente pazzi, ma nessun Presidente di un Consiglio di una potenza come l'Italia farebbe una cosa del genere, soltanto diciamo per una questione di comunicazione interna. L'Italia
Che cosa deve fare l'Italia? L'Italia deve intanto pretendere dall'Unione Europea che si parli con una voce sola, altrimenti l'Unione Europea non esiste. Ma se l'Europa fallisce anche su questo, per voi sovranisti è un ulteriore vantaggio, no? Cioè perché alla fine perché è difficile avere posizioni di sistema in Italia, una politica estera dovreste essere uniti destra e sinistra, diciamo, sono assolutamente d'accordo. E invece vedo che si fa fatica. Soprattutto per me non è mai un vantaggio se anche io dovessi avere una posizione, diciamo, che può favorire il partito, se per questo l'Italia ha perso spazio, ha perso competitività, ha perso serietà, ha perso ricchezza. Ma lei cosa farebbe? Cioè, quello che è accaduto in Libia all'Italia non giova. Per cui il fatto che io possa dire il governo non è stato capace non è che a me fa piacere. Io avrei voluto avere un governo capace di affrontare oggi, allora, mettiamo, quello che doveva fare tutto. L'Italia. Cosa lo dovrebbe fare oggi? Se ci fosse la Meloni, perché lei in l'Italia futuro si parla di lei alla difesa, se mai dovesse vincere quello poi che l'Italia deve fare, banalmente, è pretendere che esista l'Unione Europea, pretendere che l'Unione Europea parli con un'unica voce e che il dossier Libia sia affidato all'Italia, cioè che quella voce sia italiana, perché noi siamo la nazione più esposta sul fronte libico e quindi è naturale per la nazione che siamo, per il ruolo geopolitico che abbiamo, che siamo noi a gestire per conto dell'Unione Europea ci vorrebbe un inviato speciale italiano. Ci vorrebbe un inviato speciale l'ultimo italiano, che fece un lavoro fu Minniti, però, no? Se lo ricorda, Minniti fece un grosso lavoro con le varie tribù. Ci arrivo, però ci vuole un inviato speciale italiano se poi tu non hai esponenti dell'Unione Europea che, diciamo, si muovono indipendentemente o addirittura contro il lavoro dell'inviato speciale. Questo lo dovete mettere. Ci si deve prendere in giro, per cui serve una parola chiara dell'Europa su questo tema, poi serve un inviato, per me, chiaramente un inviato speciale dovrebbe essere italiano. Si dice Minniti, io non ho nulla contro Minniti. Lei sarebbe d'accordo? Ma guardi, Minniti sicuramente è uno che ha conosciuto molto bene sicuramente questo, è uno che la Libia dossier la conosce, sì, è uno che il dossier l'ha studiato, è uno che conosce le parti in campo che lì sono chiaramente molto complesse. Io non avrei nulla contro Minniti. Tra i vari nomi che potrebbe fare questo governo, diciamo che Minniti mi sembra sicuramente uno dei meno peggio. Il punto però è con quale missione, certo, e con quale, diciamo, con quali regole d'ingaggio un inviato dell'Unione Europea italiano se va in Libia. Si aspetta ancora un po'. Ma secondo me non bisognava aspettare. Cioè, i turchi mi sarei mossa differentemente. Guardi, ma lei manderebbe uomini anche italiani su quel terreno? Cioè, se si fosse costretti, perché Di Maio dice facciamo i caschi blu europei, neanche le forze armate europee abbiamo. Ma quindi i caschi blu europei, non abbiamo una politica, non ha una politica estera l'Europa, è quello che le sto dicendo. Per cui quando dice, uno dice i caschi blu europei, per fare cosa i caschi blu europei? Prima ci si dica che fa l'Europa e poi decidiamo che cosa fare con l'Europa. Dopodiché però, io diciamo così, tanto per dire alcune cosette, leggo che oggi l'Unione Europea parla di fare niente di meno che un blocco navale per le armi. Blocco navale al largo delle coste della Libia. Vi dice niente? Quando io proponevo, e propongo da ormai anni e anni che sembro un lei lo proponeva luna, sull'immigrazione, mi si rispondeva che non si poteva fare il blocco navale perché il blocco navale era un atto di guerra e io a mia volta rispondevo che il blocco navale si poteva fare tranquillamente trattando con entrambe le parti in campo, con chiunque volesse trattare con noi un blocco navale, quindi dicendo che la posizione italiana di non dialogare con entrambe le parti era un errore e tutti mi ridevano in faccia. Ora, dopo qualche anno, siccome rischiano di arrivare le armi, si vuole fare l'embargo sulle armi, sì, il blocco navale al largo delle coste della Libia sulle armi. E io dico, va bene, facciamo finalmente il blocco navale al largo delle coste della Libia per le armi e facciamolo anche per gli immigrati clandestini, già che lo facciamo come Fratelli d'Italia proponeva da qualche anno. Chiaro. E se vi foste svegliati, magari. Poi io sul blocco delle armi penso che sia molto complicato, perché avendo anche uno Stato come l'Egitto che sostiene Haftar, insomma, infatti le armi possono passare da altre parti. Ma poi bisogna vedere, però fa sorridere. Rimaniamo all'estero. Mi sembra che lei di recente abbia delle posizioni un po' diverse rispetto a Salvini. Anche su Soleimani, che è stato ucciso dagli americani, mentre Salvini insomma, ha inneggiato immediatamente a Trump, lei ha detto non servono su queste questioni tifoserie da stadio. Guardi, allora io è una mia sensazione o no? Un modo. No, allora io ho la posizione, adesso gliela spiego, perché secondo me, allora, la questione della politica estera è sempre una questione molto complessa. In Medio Oriente la politica estera è 10 volte più complessa.
Noi siamo alleati degli americani e chiaramente saremo alleati, leali alleati e facenti parte di tutte le organizzazioni internazionali delle quali facciamo parte, però per la destra la politica estera è sempre e soprattutto difesa dell'interesse nazionale italiano, ok? Se io guardo a quel quadrante, io sono alleata degli americani, ma non sempre gli interessi nazionali italiani ed europei, aggiungo, sono perfettamente sovrapponibili con quelli americani. Cioè gli americani hanno un interesse ovviamente a mantenere diciamo, una loro relazione forte con l'Arabia Saudita contro l'Iran, perché per i accordi petroliferi, perché hanno le basi americane in Arabia Saudita e nel Golfo Persico, per una serie di ragioni. L'Italia e l'Europa, attenzione, perché noi siamo il principale partner economico occidentale dell'Iran. Se c'è il caos in quell'area, comunque si riverbera sul piano dell'immigrazione. Quindi lei da dice, noi. Mi raccomando. Aspetti, terzo e cosa più importante, il principale nemico dell'Europa sono i tagliagole dell'ISIS, sono quelli che fanno gli attentati a casa nostra. Tutti sanno che c'è, diciamo, una storica vicinanza tra l'Arabia Saudita e i tagliagole dell'ISIS, quindi fare tutto bianco e tutto nero in questi scenari qui rischia, diciamo, si rischia di non centrare il punto. Questo è quello che io ho detto semplicemente. Ma anche su Mattarella, sul discorso di fine anno, lei ha avuto delle parole positive su Mattarella, mentre Salvini ha dato una visione un po' diversa rispetto proprio al discorso. Guardi che io e Salvini diciamo da sempre cose non identiche. Se dicessimo sempre la stessa cosa saremmo lo stesso partito. Lei si è chiesto perché siamo due partiti differenti? Siamo alleati ma abbiamo sfumature diverse. Ce le abbiamo da sempre. Poi prima nessuno si accorgeva di quello che dicevo io e quindi nessuno ecco, ma lei come ci se faceva lo, caso. Scusi, magari come adesso se lo, ci fanno però, più lei caso. Come se lo spiega che per esempio il Times la indichi tra le 20 persone che possono influenzare il 2020, che il suo partito dal 5 insomma per cento, 6, sia volato adesso oltre il 10, che lei abbia una credibilità anche nei sondaggi di persona a livello altissimo, credo che sia al top, molto vicina, insomma, se non paritaria. Ecco, come se lo spiega? È perché mi sono data la musica e da quando è uscito questo motivetto... Allora la fermo. No, scherzo. Tant'è che guardi, forse lascio la politica e mi do a qualche altra. No, sto scherzando. Guardi, me lo spiego facilmente. La politica italiana è una cosa estremamente confusa. In particolare negli ultimi tempi, nella politica italiana, diciamo, nessuno si sente particolarmente vincolato alla parola data ai cittadini. Tutti cambiano idea, cambiano posizione ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, diventa tutto molto difficile per i cittadini. Poi c'è un'eccezione che è Fratelli d'Italia. Noi siamo là, siamo quello, non c'è trucco, non c'è inganno, quello diciamo, quello facciamo. Qualcuno la chiama coerenza, io la chiamo serietà. Se la politica non è vincolata alla parola data non esiste la democrazia. Se io non sono tenuto a fare quello che ti prometto in campagna elettorale, sia in termini di alleanze che in termini di contenuti, vuol dire che tu voti, ma io ti sto fregando, che è esattamente quello che sta accadendo ogni settimana e ogni mese. Questo noi non l'abbiamo mai voluto fare, e questo ha comportato una strada molto lunga, delle volte, non abbiamo preso scorciatoie, io non sono andata a fare governi che non condividevo con gente con la quale non condividevo le grandi questioni, ho preferito fare proposte meno avveniristiche, ma che in qualche maniera avrei dice, potuto tutto realizzare. Tutto questo chiama... secondo me alla fine diciamo ha configurato Fratelli d'Italia come un partito serio, sta lì, sai che cos'è. A proposito di cambiare idea, sul caso Gregoretti c'è molta polemica, la nave no, sugli immigrati, rischia adesso Salvini, è una spada di Damocle su Salvini, rischia di andare a processo, sembra che si voglia far slittare dopo le elezioni dell'Emilia Romagna la decisione, però senta Salvini cosa dice. Vergogna, profonda vergogna per i parlamentari abusivi di PD e 5 Stelle che vogliono processarmi, vogliono mandarmi in tribunale, vogliono mandarmi in galera, ma hanno paura e vergogna e quindi rimandano. Siete uomini? Siete donne? Mandatemi in tribunale adesso, subito. Mandatemi a processo adesso, subito. Però avviso i signori giudici, cercate un tribunale grosso, perché non dovrete processare solo me, perché ho difeso i confini, la sicurezza e l'onore del mio paese.
dovete processare alcuni milioni di italiani. Su questo ho letto che lei è assolutamente dalla parte di Salvini. Guardi, io considero assolutamente scandaloso il procedimento a carico di Salvini su questa vicenda. Considero scandaloso che un ministro... venga processato per aver fatto il suo lavoro, perché segnalo sommessamente che noi parliamo di immigrati clandestini, cioè che in Italia è illegale quel genere di immigrazione, e un ministro che impedisce che si entri illegalmente in Italia venga processato o si pretenda di processarlo, quando nessuno ha mai indagato ministri che facevano apertamente favoreggiamento dell'immigrazione illegale in Italia. Io non riesco a capire. E guardi, nel merito qui c'è da dire questo. Qui si dice, lì c'erano le navi ONG, aspetti, adesso, e il Movimento 5 Stelle che ha cambiato, adesso no? Ci arriviamo. Linea, dice, c'è un quella problema è una di nave merito costiera e c'è italiana. C'è un problema di merito e c'è un problema di metodo. Diciamo, ci arriviamo velocemente. A livello di merito, io dico che questa cosa non sta in piedi. Che non sta in piedi nonostante tutte le specifiche che si possono fare, che non sta in piedi tentare di indagare o di processare Salvini per il fatto di essere un sequestratore di immigrati. Prima delle elezioni in Umbria c'è stata una nave che è rimasta 11 giorni al largo dei confini italiani, la Ocean Viking, che il ministro Lamorgese, al quale non mi risulta sia arrivato un avviso di garanzia, non faceva entrare nei confini italiani, sa perché? Perché si votava in Umbria. E allora gli immigrati potevano stare a largo, perché il PD doveva vincere le elezioni. E nessuno ha detto una parola. Ma se andiamo a guardare il metodo della vicenda, è ancora peggio. Perché? Allora, la Giunta per le autorizzazioni a procedere, in realtà non vota il merito del procedimento. Quando i parlamentari si trovano a votare l'autorizzazione a procedere, no, loro votano. La domanda che si fa è se Salvini abbia agito nell'interesse preminente della nazione. Quindi Salvini ha agito da ministro, ha agito per difendere l'interesse italiano, sì o no? Oggi il Movimento 5 Stelle, Conte e tutti questi simpatici signori che stavano al governo con Salvini al tempo ci vengono a dire che Salvini non ha agito perché votano a favore del procedimento. Quindi dicono di fatto che Salvini non ha agito nell'interesse preminente della nazione. Ma di grazia, Giuseppe Conte, ma se tu avevi un ministro che non agiva nell'interesse della nazione, che era un sequestratore, perché il giorno dopo non sei andato da Mattarella a chiederne il ritiro delle deleghe e gli hai fatto fare il ministro del tuo governo? Perché delle due l'una. O Conte ha ragione oggi. O Conte ha ragione oggi, il Movimento 5 Stelle ha ragione oggi, cioè Salvini era un sequestratore e quindi loro sono stati bellamente al governo con un sequestratore pur di tenersi la poltrona sotto le loro reali terga, perché poi ricordo che non è stato Conte a mandare a casa Salvini, ma semmai Salvini a mandare a casa Conte, oppure avevano ragione allora e Salvini non è un sequestratore, che vuol dire che loro stanno utilizzando la Giunta per le autorizzazioni a procedere per di fatto regolare i loro conti politici con una bersaglia. La cosa è scandalosa. È stata chiara, la voglio fare. Ancora di più, scusi, giuro che mi taccio. Si taccia perché devo far vedere una cosa. Giuro che mi taccio. Ancora più scandaloso è rinviare la votazione. Perché se vogliono processare Salvini, loro lo devono dire adesso, non che rinviano il voto. Mi sembra chiaro voto. Che non perché vogliono dare un ulteriore elemento di campagna elettorale. Rinviano il voto perché sanno che la stragrande maggioranza degli italiani questa cosa la considera un'idiozia. È un elemento in più in campagna elettorale. E quindi non se ne vogliono assumere la responsabilità. Senta, perché sono vigliacchi. Allora, le chiedo però di sorridere con me adesso, dopo questa sua parte grintosa. Questa cosa che ci ha fatto molto ridere, di io sono Giorgio, eccetera, che è un rap pazzesco, eccetera, che ha fatto successo per lei, lo dice anche il Time. Noi abbiamo mandato Rosanna Sferrazza in giro intorno al Parlamento. Guardi come ha giocato con questo Oddio, rap. Oddio, che paura. Sono stonatissima. No, ma almeno proprio con la prima. No, ma proprio non... Io sono, come si chiama? Io sono Paolo. Io sono... No, no. È anche padre? Sono padre di tre figlie. Ok, allora posso dire solo io sono padre a tempo di... No, no, no. Canto come Berlusconi solo le canzoni che scrivo io. No, è orribile. È orribile. Oh, mamma mia, non mi piace. Questo tipo di musica non mi piace affatto. È il gioco del pensiero unico. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Io sono Simona, sono una donna, sono una madre,
Sono Cristiana. Fantastico. La rifacciamo con più convinzione, eh? Genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2, 1. Che trio, ragazzi, mi sento male. Io sono Goccia. Lei è padre? Che bello. Me la può cantare? Ma cos'è io sono Goccia? Sono Cristiano. No, sono padre. Sono sposato, altrimenti si arrabbia. E fate figli. Fate figli, questo è un po' un fuori tema, comunque. Io sono del Rio e sono padre. Lei è padre? Sì, beh, questo sicuro. Allora, io sono del Rio e sono padre, vada. No, 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 no. Uno, uno, sei due. Io sono Giorgia, sono... Io sono Giorgia, sono una donna, però io sono Dani. Ma no, sono non ti prego, no. Toninella, ti no, prego. No, no. Questo e poi ci sposiamo, dai. Facciamo questo insieme. Io sono già sposato, Toninella. Ma io dopo, cioè, se... molto prima. Lo so, però dai, io sono... E qual è il ritmo? Io sono Dani. Io sono Danilo. Sono Danilo. Sono Cristiano. Ma me devi mettere il testo. Ma no, improvviso. Io sono Danilo, sono un politico, sono Cristiano. No, ti prego. E sono... No, questo no. Io sono Giorgia! Lei è bravissima. Rosanna Serrazza, la nostra grande attrice comica, ha giocato bene. Come va? Come andrà secondo sono lei? Sono un po' tristi sti politici a volte. Vabbè, però Toninelli si lascia sempre andare. No, infatti alcuni un po' allegri, ma sì, altri non sempre dai, bisogna anche sapere. Mamma mia. Sì, dai, se non si sorride. Ah. Come andrà in Emilia-Romagna secondo lei? Che sensazioni ha? Guardi, io sono molto ottimista, poi sono una persona abituata a combattere le battaglie prima di dichiararne la vittoria e noi lì stiamo combattendo. Mi pare che una che ci sta ascoltando. Mi pare che un certo nervosismo della sinistra anche in queste ore, ieri un banchetto di Fratelli d'Italia, mi dica lei se è una cosa possibile nel 2020 che un banchetto di Fratelli d'Italia venga assalito da quelli dei centri sociali che vogliono impedirci di distribuire i nostri volantini, tanto perché loro sono quelli democratici, le sardine. Avessi sentito una sardina esprimere solidarietà ai ragazzi di Fratelli d'Italia aggrediti in mezzo alla strada perché distribuiscono i volantini? La devo fermare perché devo mandare la pubblicità, però dopo torniamo con lei. Dopo la pubblicità, Giorgia Meloni e poi Gad Lerner che ci sta guardando che... valuterà quello che è stato detto. Eccoci qui, davanti a me c'è il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha una grande qualità, oltre a tutto il resto, che poi una persona può piacere o meno, ma c'è questa autoironia che è molto divertente, che non è di tutti. Sabina Guzzanti, una donna che io amo perché ha una grande qualità, bella donna, affascinante, intensa, la fa così. Guardi, forse questa gli è sfuggita, guardi cosa fa. Ne ho nove, una ogni tanto mi sfugge. Nove imitatrici. L'ho riconosciuta, ma dove si trova? Guardi, io sto piantonando purtroppo un presepe perché anche quest'anno il Natale è sotto attacco e sta per essere purtroppo oscurato. Ma quale oscurato? Ma noi dei Fratelli d'Italia abbiamo sempre detto. Io vedo alberi di Natale dappertutto, luminarie, ma quale oscurato? È tutto come al solito, no? Ah, facciamo... Scusa, Dandini, posso subito dirti una cosa? Che questo atteggiamento che ci avete voi, radical chic di sinistra, di guardarmi com'è un pochino dall'alto verso il basso con questo atteggiamento, come dire... sentiamo un po' sta criminale che sta dicendo, no. Questa mi dà molto fastidio perché io sono una persona che studia e sa che in questo presepe tra i re magi ci sta un nigeriano interamente ricoperto d'oro come lo zingaro che pia pure il reddito di cittadinanza e dietro al presepe c'ha pure parcheggiata la Mercedes. Chapeau. Non posso dire nulla. Senta, io vedo inquadrato Gad Lerner che sta per arrivare. Ecco, c'è stata una polemica molto forte questa settimana sul ruolo di Ruula Gebrah, la giornalista al Sanremo. La RAI prima ha detto che la voleva, poi dopo no, poi dopo l'hanno riequilibrata. Cosa ne pensa? Ma guardi, dipende che cosa va a fare Ruula Gebrah, nel senso che va inserito nel contesto del festival. Se Ruula Gebrah, che oltretutto è una donna bellissima, va lì a presentare il festival, cioè va lì a dire
Di Oxa e le ali ti lascerò. Suona l'orchestra. Io non ho nulla da dire, ma cosa diversa è che Rula Gebreal, che è una persona politicamente impegnata, a spese dei contribuenti e super pagata, vada a fare un monologo senza contraddittorio di mezz'ora dentro al Festival di Sanremo, perché il Festival di Sanremo non è in contesto, se posso dire. Beh, però è sempre stato che al Festival... Sì, al Festival di Sanremo. È sempre stato, tutte le polemiche, si ricorda Benigni, si ricorda Crozza. Ma Benigni è un artista, sì, scusi, però, Benigni è un artista. Poi è un artista che ha delle sue idee, tutti lo sappiamo, ma Benigni andava al Festival di Sanremo a recitare Dante. Cioè, Rula Gebreal non è una persona che fa parte del mondo dello spettacolo. Se durante anche di Berlusconi. Gliela faccio semplice. Se durante un governo di centrodestra noi avessimo dato 30.000 euro, non lo so, a chi vogliamo, Mario Giordano, per fare 10 minuti di monologo al Festival di Sanremo, cioè in un contenitore non politico, lei sa cosa sarebbe accaduto in Italia? Arrivavano i caschi blu dell'ONU, quelli di Di Maio che voleva fare venire prima in Libia. Giorgia Meloni! Grazie! Presidente dei Fratelli d'Italia, grazie! Grazie a lei! Grazie, buonasera! Grazie a Giorgia Meloni! E, l'ho detto.